Ciao amici, bentornati sul canale, sono Alfredo. Se siete già possessori di un Amazonino o lo state per acquistare, questo video vi sarà molto utile. Infatti oggi vi mostro 5 accessori che utilizzo e che ritengo indispensabili con questo drone e che addirittura entrano tutti, tranne uno, nella nostra borsa. Con questi accessori, oltre che migliorare la vostra esperienza di utilizzo con l'Amazonino, voglio farvi risparmiare effettivamente dei soldini, visto che eviterò di farvi comprare accessori inutili. Prima di iniziare però volevo ringraziare gli iscritti, sia vecchi che nuovi, perché è grazie a voi se il canale cresce sempre di più. Se volete aiutarmi non vi chiedo donazioni, iscrizioni, soldi eccetera, ma un semplice like che è del tutto gratis. E se proprio vi sentite generosi, condividete questo video con amici, parenti, cugini di terzo grado. Iniziamo. Ok ragazzi, il primo accessorio che vi voglio mostrare, che ritengo fondamentale, è questo qui, che è il landing pad, e che è importante non solo per l'Amazonino ma per tutti i droni in generale. È un accessorio che porto sempre con me, l'avete già visto in altri miei video, sia su video dell'Amazon sia su video del Mavic Pro. Costa sui 10-12 euro massimo. Perché ritengo questo accessorio fondamentale per i droni? Perché come sapete, quando effettuiamo la fase di decollo o atterraggio del drone, il drone stesso sposta una notevole quantità d'aria e i motori, essendo aperti, ve li faccio vedere, non so se li vedete, favoriscono l'entrata di polveri sottili, sabbia, sassolini, che a lungo andare possono danneggiare i motori e tutto l'apparato, diciamo, per volare. Nel caso specifico poi ulteriore dell'Amazonino, se vi ricordate, avevo fatto un video precedente dove mostravo il precision landing. La base è molto utile per far sì che questa modalità, appunto il precision landing, venga eseguita quasi al 100%. Il secondo accessorio che ho comprato invece è dedicato non al drone ma al suo radiocomando. Sappiamo tutti che diciamo gli stick dell'Amazonino non brillano per accuratezza e comunque per ottima costruzione, quindi hanno creato questi proteggi stick che sono molto utili appunto per proteggere gli stick quando mettiamo il radiocomando o nella borsa per il trasporto oppure in qualsiasi zaino, perché con questo setup possiamo infilare il radiocomando in un qualsiasi zaino senza avere problemi. Come vedete gli stick non cadono perché è stato fatto proprio bene questo proteggi stick. Sinceramente io, per essere più sicuro, utilizzo il proteggi stick anche quando lo inserisco nella borsa del drone, perché come potete vedere entra tranquillamente senza creare problemi e permette sia di richiudere il primo scomparto che poggiare il drone all'interno e richiudere tutto senza problemi. Ve lo consiglio perché sicuramente aumentate la durata degli stick del radiocomando. Il terzo accessorio è un proteggi eliche, che internamente è rivestito con un foglio gommato chiamato foam e serve per non graffiare la scocca del drone. Vi faccio vedere come si monta, è semplicissimo. Anche per questo accessorio vale il discorso di prima: se avete la borsa vi consiglio di acquistarlo e dopo vi spiego il perché. Comunque vi faccio vedere semplicemente come si monta, basta che allargate un po' le plastiche, partite da un lato e intanto fate combaciare in questo modo le plastiche con la struttura del drone. Poi infine mettete le eliche superiori dentro questi spazietti qui, non so se si vedono dall'alto, e il gioco è fatto. Così avete le eliche bloccate, sia quelle superiori che quelle inferiori. In più, come vi dicevo prima, vale lo stesso discorso come per gli stick: se volete potete metterlo anche nella borsa e non vi crea nessun problema. Perché è utile questo accessorio? Questo accessorio è molto utile perché col tempo, magari se lo mettete nella borsa o comunque lo mettete sfuso nel vostro zainetto, quello che utilizzate comunque per il drone, potrebbero le eliche prendere delle convergenze, piegarsi in questo modo. Se le eliche sono piegate in modo diverso, cosa succede? Che l'instabilità del drone aumenta
sia in fase di hovering e sia quando effettuate una manovra per mandare dritto il drone. In quel caso il drone potrebbe non andare dritto perfettamente, ma andare o a destra o a sinistra, anche se di poco, ma magari è un problema che può sorgere. Un altro accessorio invece che è dedicato sempre al radiocomando è questo qui, che altro non è che un supporto per tablet. Vi dico subito che è molto facile da installare, basta che prendete questa parte dove ci sono queste due sporgenze, le incastrate nella parte inferiore del radiocomando in questo modo e poi tirate verso l'alto. Vedete che più o meno rimane un po' già agganciato. Quando ci andate a mettere il tablet va perfetto, perché puntate il tablet da questa parte e l'altra estremità la puntate qui sotto. Adesso io l'ho utilizzato con il mio vecchio tablet della Asus, che però ha deciso puntualmente di abbandonarmi. È perfetto perché io ho acquistato il supporto e dopo una settimana si è rotto il tablet. Successivamente ho acquistato un altro tablet, visto che ho acquistato anche il Mavic 2 Pro. Forse preso dall'euforia del Mavic 2 Pro ho comprato un tablet così al volo, leggendo ovviamente le caratteristiche tecniche, però non sono andato a vedere le specifiche delle dimensioni. Quindi ho comprato questo tablet della Huawei, che vi consiglio, che comunque questo in pratica è un vero e proprio spoiler, anche questo vedrete sul canale. È un tablet, diciamo, economico per volare con i droni. E comunque, tornando al discorso di prima, siccome questo tablet è alto 162 mm, qui dentro non entra, quindi con l'hub Zanzino non potrò utilizzarlo, perché potete utilizzare tablet da 7/8 pollici, comunque devono essere alti massimo 146-142 mm, quindi 14 cm. Quindi questo per 2 cm non ci va e non voglio rischiare né di rompere il tablet né di spaccare il radiocomando. Quindi se acquistate un tablet dovete controllare che non sia alto più di 14 cm. L'ultimo accessorio, in realtà ne sono due e in verità li devo ancora provare, sono dei filtri ND. Per chi ha dimestichezza di fotografia e videomaking già sa di cosa sto parlando e sa anche a cosa servono. Ma visto che il video è anche dedicato a chi magari ha acquistato il drone o gli sta per arrivare e magari non ha mai fatto riprese, lo spieghiamo velocemente a cosa servono. I filtri ND, in parole povere, è come se fossero degli occhiali da sole che noi andiamo a mettere davanti al nostro obiettivo, nel nostro caso l'obiettivo della videocamera dell'Hub Zanzino, e servono per far entrare meno luce. L'esempio classico, non so se vi è mai capitato, ma quando girate un video anche amatoriale con il vostro smartphone vi può essere capitato che magari lo girate di giorno con la luce di mezzogiorno, che è una luce bella forte, e riprendete una zona che vedete che è molto bianca, molto, si dice in termini tecnico, è bruciata. Ebbene, i filtri ND servono proprio a diciamo eliminare questa bruciatura, o comunque a ridurla, o a non farla visualizzare per niente, perché come se mettete, vi ripeto, un occhiale da sole davanti all'obiettivo. Comunque, se volete un video sulle migliori impostazioni, su come impostare al meglio la videocamera del nostro Hub Zanzino, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che il prima possibile cercherò di portarlo sul canale. Ah, scusate, mi stavo dimenticando, ma insieme al supporto per tablet vi viene dato questo, diciamo, spinotto, questo accessorio che va collegato al radiocomando, perché sicuramente con il tablet il filo che viene dato in dotazione non è sufficientemente lungo, quindi attaccate un semplice cavo USB che finisce con o una USB Type-C o Lightning o microSB al vostro tablet. Ok amici, questi erano i 5 gadget fondamentali che ritengo utile da acquistare per il nostro Hub Zanzino. Se li volete acquistare, come al solito vi lascio il link qui sotto in descrizione. Li potete trovare sia su Amazon sia su Banggood. Ovviamente se non avete fretta e volete risparmiare un po' di soldini, acquistateli su Banggood, che ci mettono tempo ad arrivare ma costano molto di meno. Spero che il video vi sia piaciuto
e vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Nelle prossime settimane quasi sicuramente usciranno video dedicati all'Hub Sanzino, al Mavic 2 Pro e a molti gadget, nello specifico gadget della Xiaomi, perché ne sta cacciando veramente tanti, sia utili, inutili, affascinanti, pazzi e via dicendo, chi ne più ne ha più ne metta. E in più vi dico che ci saranno importanti e costosissimi unboxing. Purtroppo non ci sarà tra questi unboxing il Mavic Mini, che è appena uscito, però non si può avere tutto dalla vita ragazzi, quindi magari forse per Natale o dopo Natale, chissà. E niente, grazie per essere stati qui con me, ci vediamo come al solito sempre qui nel prossimo video su Freddy Tech. Ciao!